Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a realizzare una nuova ricetta di cucina e questa volta è una ricetta golosissima al cioccolato per riutilizzare le uova di Pasqua. È ottima come dolce della domenica, ma anche e soprattutto come dolce di Pasqua. Ma andiamo a vedere subito come realizzarla. La prima cosa che vado a fare è preparare il caffè. Io lo utilizzo con il caffè solubile perché ho solo questo in casa, anzi, per la precisione, il mio è orzo. Ma voi, se volete, ovviamente utilizzate il caffè che avete in casa. Aggiungo anche dello zucchero e anche qui le dosi sono a piacere in base ai vostri gusti. Infine vado ad aggiungere un po' di acqua alla volta in modo che il caffè, nel mio caso, si sciolga bene. Passaggio successivo è quello di inzuppare i biscotti nel mio caffè. E quindi prendo i classici savoiardi, ma viene benissimo anche con i pavesini, e vado ad inzuppare il biscotto nel caffè e poi lo vado ad appoggiare in metà uovo di Pasqua. Praticamente il mio uovo di Pasqua mi servirà come ciotolina, diciamo. Dal momento che i lati sono anche leggermente tondeggianti, io semplicemente vado a premere un pochino il biscotto in modo da farlo aderire al bordo. Poi prendo la mia panna da montare. Se necessario, vado a zuccherarla. Aggiungo un pizzico di vanillina e poi frullo tutto insieme fino a quando la panna non sarà quasi completamente montata. Deve essere molto montata, ma non completamente, insomma, in modo che rimanga anche un pochino soffice. A questo punto, in un'altra ciotola verso il mascarpone e la mia panna montata. Con la spatola incomincio a mescolarla un pochino, più che altro per ammorbidire il mascarpone. Ed infine riprendo il frullatore e mescolo perfettamente i due ingredienti. A questo punto avrò realizzato la crema per il mio dessert. Quindi vado a prenderla con una spatola e riempio metà del mio uovo di Pasqua con la crema, insomma, e poi ci sbriciolo all'interno dei biscotti al cioccolato. Se volete, a questo punto potete realizzare anche un secondo strato di biscotti. Io invece aggiungo ancora solo panna, solo la crema e riempio completamente il mio uovo di Pasqua. Livello tutto. Ed infine una spolveratina di cacao. Come decorazione ho tagliato, ho spezzato a metà un biscotto e l'ho infilato all'interno della crema e poi ho aggiunto anche della Nutella che come tocco finale è assolutamente speciale. E niente, io spero, come sempre, di avervi tenuto compagnia. Spero che questo video vi sia tornato utile o comunque vi torni utile in futuro. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati con un nuovo video. Io aspetto di rispondere a tutti i vostri commenti e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!